Marmellata a posto. Lupo mannaro Mac. Magnus, ho ricevuto il tuo messaggio. Qual è l'emergenza? Quelle sono zanne? Sì, molto potenti. Per la digestione. Scusa per la chiamata d'emergenza, ma dovevo attirare la tua attenzione. Visto che stai bene, forse farei meglio ad andarmene. Non sto bene. Perché tu non stai bene. Alexander, hai patito le pene dell'inferno e non ti sei mai fermato. Non ti sei preso un momento per te. Siamo nel bel mezzo di una guerra. Ci sarà sempre una guerra. Una missione, un problema da risolvere. Senti, parlo per esperienza. Se tu non dedichi il giusto tempo alle cose che ami, ti dimenticherai anche per cosa lotti. Cosa hai in mente? Grazie. È un piacere. Non bevo molta birra, ma per la mia amica barista questa IPA è pazzesca. No, beh, io non bevo molto, punto. Ma comunque mi fido di lei. Salute. Non ti piace? No, squisita. Visto? È come il tiro con l'arco. È una questione di mira. Chi immaginava tante similitudini? Non sempre si vince. Aspetta, hai fatto la tua magia? Non lo conosci, il detto? Se nella sala da biliardo non trovi chi stanno fregando, probabilmente quello sei tu. Ok? Ok. Ok? Sì. Giochiamo. Credo che abbiamo entrambi una sana dose di spirito competitivo. Io sono cresciuto con Jace. Non avevo molta scelta. C'è chi non la sopporta quell'energia. Io invece la trovo tonificante. E di sicuro anche le tue ex. Lydia non si è mai lamentata. Allora non l'hai conosciuta un attimo prima del vostro matrimonio? Aspetta, Lydia è la tua unica ex? In realtà non ho avuto, sai, tempo per avere una relazione. Ma questo è buono. Alexander, giusto per capire, hai mai avuto una vera relazione? Sei sconvolto. Chi dice che sono sconvolto? Vuoi sapere perché non ho avuto una relazione? Per questo, per non sentirmi sbagliato solo per essere cresciuto nell'istituto, perché sapevo di non poter avere ciò che volevo. Finché non sei arrivato tu. Non c'è nulla di sbagliato in te. Al contrario. Ma sei così innocente. In un certo senso, ma non voglio che mi tratti in modo diverso. Ma tu sei diverso. E in senso buono. E cosa mi dici di te? Devi aver avuto un mare di ex. Di che parli? Sai di che parlo. Alexander, senti, ho diversi secoli. Sono stato con uomini, donne, sili, stregoni, vampiri. Un folletto o due. Sì, preciso. Preciso? Non è una domanda a trabocchetto. Può
puoi arrotondare per difetto, se vuoi. Ok. Se vuoi saperlo, te lo dirò. 17. 17? Beh, Diciassette centinaia? 17 migliaia? Ormai è acqua passata. Storia antica. Ma adesso sono qui. Con te. Sì, con me. E altri 17.000 ricordi. Senti. Io sono quello che sono. E tu sei quello che sei. E tutta la magia del mondo non può cambiare questo. Cerchiamo solo di prenderci il meglio. Certo. Per uno abituato ai portali, lo ammetto, niente è meglio di una passeggiata notturna in centro. Sì. Ti dà tempo di pensare. Devi aver pensato tanto. Non hai parlato per tutto il tragitto. Magnus, credi che magari siamo troppo... diversi? Sì. Veniamo da mondi completamente diversi. Da secoli diversi. Senti, io dovrei andare. Non conta con quante persone sei stato. Non conta con quante persone non sei stato. Ho sentito che per i rapporti veri serve impegno. Io sono per l'impegno. Come pensi che si sentano? Per fortuna non me l'hai chiesto davanti allo chef del sushi. Ma dai, secondo te perché sono detti tonni grassi? Lo trovo umiliante. Beh, non credo che tonno obeso suoni meglio. Per quanto vada pazzo per Tokyo e Praga, un bacon burger all'East Village non si batte. Il mondo è tuo, caro Alexander. Ho una cosa per te. Per me? Sì, certo. Aprilo, dai. Dovrebbe portarti fortuna e protezione. Grazie, Alexander. Non fai che sorprendermi. In senso buono, spero. Non avevo un coinquilino così sfacciato da quando Casanova e io passammo una notte al palazzo del Doge. Casanova? Devo parlare con Jace, non può stare qui per sempre. No, no, è sufficiente una piccola magia. Hai visto? Vai a fare il tuo lavoro, Shadow Hunter. Non vado da nessuna parte. D'accordo. Ehi! Jace è qui? No, se n'è andato da un'ora. È successo qualcosa. Ehi, a cosa devo questo? Voglio dire, non che mi lamenti, ma... Credo solo che... Cioè, penso
che sia arrivato il momento. Il momento del sesso? Sì. Alexander, ho avuto molte esperienze, ma non mi era mai capitato di sentirmi così vicino a qualcuno. E ho paura che se affrettiamo le cose, tu potresti allontanarti. Cosa? Perché lo pensi? Ascolta, non sei l'unico a essere vulnerabile. Magnus, non hai nulla da temere. È quello che voglio.